Eolico offshore è il primo passo per la realizzazione di un parco eolico galleggiante e di un hub per la costruzione della componentistica è stato fatto. È infatti uscito il bando. Politica. C'è attesa per la decisione della Lega in vista delle prossime elezioni amministrative. Probabile che il Carroccio farà confluire i voti su Grasso. Cronaca. Il Roan ha sottoposto a controllo le attività di noleggio occasionale degli armatori privati. I controlli hanno portato alla scoperta di somme non dichiarate per 160.000 euro. Pallanuoto. Arriva lo scontro verità per l'ANC Civitavecchia. Rosso Celesti di scena domani alle 15 in trasferta contro il Lerici. Pallamano, sfida decisiva per la Flavioni che domani ore 14 riceve al Palasport la visita della Retusa. Con una sconfitta, addio ai sogni playoff.